Amici di Autodigest, oggi proviamo la Renault Arkana E-Tech. Una SUV coupé molto interessante con tecnologia full hybrid derivata dalla Formula 1. Un SUV molto spazioso, linea da coupé, interni eleganti con addirittura la pelle di serie. Arkana E-Tech è una formula decisamente sovversiva perché abbina una carrozzeria di solito riservata a marchi premium come il SUV coupé e il sistema ibrido da Formula 1, una formula premium che darà ad Arkana tutte le armi per conquistare il segmento C. Ma la grande novità di oggi è il sistema ad alta elettrificazione E-Tech che rivoluziona il mercato. L'architettura del gruppo motopropulsore della motorizzazione E-Tech Hybrid prevede due motori elettrici, un e-motor e uno starter ad alta tensione di tipo HSG, High Voltage Starter Generator, una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh a 230 V e una trasmissione multimodi innovativa con innesto a denti, prodotta a Ruiz in Francia, priva di frizione e associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione. Il motore elettrico principale assicura l'avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica, fino a 75 km orari. L'associazione dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti permette di ottimizzare e rendere fluido il cambio marce, la gestione dell'energia e migliorare il rendimento energetico. L'assenza della frizione in questa trasmissione innovativa consente di avviare il motore al 100% in modalità elettrica senza sollecitare il motore termico. È il motore elettrico principale che assicura sistematicamente l'avviamento dell'auto. E in città la guida si rivela subito piacevole, anche grazie appunto al motore elettrico e al cambio automatico a due sole marce senza frizione, come ha spiegato Francesco Fontana Giusti. Le prestazioni sono adeguate, ma soprattutto la maneggevolezza e il comfort che si nota prepotentemente. Passiamo un po' alla strada normale, visto che l'autostrada con questo comfort, con questo spazio interno è sicuramente un punto di forza, ma su strade di campagna, su strade extraurbane c'è la potenza necessaria grazie alla spinta del motore elettrico per effettuare sorpassi. Ma quello che colpisce è proprio la piacevolezza di guida. Non aspettiamoci una vettura sportiva anche in questo allestimento RS, perché si tratta pur sempre di un SUV spazioso con un bagagliaio molto grande, una vettura da famiglia che dà anche quell'aspetto premium che non dispiace. Insomma, una vettura molto di sostanza, che ha però anche quel po' di glamour che la nuova generazione di Renault esprime adeguatamente. Questa tecnologia di ultimo grido permette di ridurre al massimo consumi ed emissioni. Nuova Renault Arkana E-Tech Hybrid consuma 4,8 litri per fare 100 km ed emette 108 grammi di CO2 al chilometro.